Oggi abbiamo ufficialmente la sedia di polizia comunale. Presente. Si scala. Presente. 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 D'Onofrio? Sì. Signorello? Presente. Rocco Stranieri? Presente. Luigi Stranieri? Tutti presenti. Quando si parla d'ambiente, io ho letto quella delibera che oggi proponete, e onestamente mi sembra un po' scialba in alcuni passaggi, perché quando si parla d'ambiente bisogna dire le cose in modo sintetico, preciso e conciso. L'atto di indirizzo politico deve essere un atto forte, un atto inequivocabile.
Io propongo, anzi chiederò che le cose su quanto dico poi venga messo nei voti, cioè l'atto di indirizzo politico che il Consiglio Comunale di Girifaro per quanto riguarda la tutela dell'ambiente reciti in questo modo, che il Consiglio Comunale nella sua interezza dia mandato a chi di competenza, in questo caso l'ufficio di piano, l'ufficio tecnico, chi ne ha la competenza, ad, vista con la premessa che già diversi impianti di produzione energetica, sia per quanto riguarda il fotovoltaico, sia per quanto riguarda l'eolico, sia incidono nella stessa area, non dimentichiamo che avevamo avuto una piccola svista di una bella discarica qualche mese fa, quindi un'area vessata da questi impianti di produzione energetica, il quesito di indirizzo politico deve essere questo, che si dà mandato affinché tutto ciò che la legge consente, in quanto noi vogliamo fare le cose in termini di legge, affinché nel territorio di Girifalco non ci siano impianti di produzione energetica derivanti dalla biomassa. Stop. Quindi né pannicelli riscaldati né minestrine allungate. Quindi un quesito chiaro: nel territorio di Girifalco, visto e considerato che ci stanno più realtà di produzione energetica alternativa, non vedo perché ci debba essere un nuovo impianto di produzione energetica relativa alla biomassa. Segretaria, faccio un quesito di questo genere. Ora glielo leggo. Sì, lo mettiamo ai voti in modo tale che ognuno di noi personalmente si prenda la propria responsabilità rispetto alla tutela dell'ambiente e alla tutela dei cittadini in modo inequivocabile. Da qui, da questo quesito, io do la mia piena disponibilità a collaborare con l'ufficio tecnico, con una commissione, con chi che sia, affinché si trovi la soluzione legale. Do la mia disponibilità e la mia esperienza, ma il punto di partenza deve essere questo, perché se non ci prendiamo la coscienza in mano ognuno di noi relativamente all'ambiente, oggi è un morto, domani sarà in un altro. Il PSA non sappiamo che fine fa, quindi ci stanno delle cose, tant'è che Vitale stesso vi scrive, vedi che le clausole di salvaguardia sono scadute, vedi a darmi la concessione. Allora cominciamo a dire, guardandoci in faccia, uno a uno, nel territorio di Girifalco non vogliamo centrare a biomassa, per quanto consentito dalla legge. Alzare la mano chi vuole le biomasse, così ci guardiamo in faccia. Bravo. Ringrazio il Presidente per quello, per l'escursus che ha fatto in relazione a questo tema importante, che non è che tocca solamente i rappresentanti della maggioranza, ma anche quelli della minoranza, ma tutta, credo, la comunità. Nessuno di noi alzerà la mano per dire che vuole impianti di questo tipo nella nostra comunità. Dobbiamo però trovare una soluzione insieme, perché ci sono delle norme a livello regionale, nazionale, della comunità e dell'Unione Europea che tutelano alcuni soggetti. Noi vogliamo trovare soluzioni idonee invece per impedire qualsiasi tipo di impianto di questo genere nella nostra comunità, rimandandola anche all'ufficio del CAN, dei paesi di Cortale, Amarone, Sanforo, Caratta, Settingiano, Borgia, sappiamo che non ne fa più parte, quindi dobbiamo cercare di portare anche gli altri paesi che fanno parte dell'ufficio del piano a seguire la nostra proposta. Quindi, fuori da ogni discussione, che qui ci sono elementi che vogliono questo tipo di impianti nel nostro territorio. Ho fatto la proposta perché sono sicuro di questo.
Non so che sei sicuro, perché secondo questa tematica sapete benissimo che noi eravamo, non eravamo a conoscenza. E ringrazio Espedito Marinaro che ha segnalato alcune cose. E non è che noi abbiamo eluso praticamente la segnalazione di Espedito Marinaro, ma siamo andati anche insieme con lui, e lo ringraziamo, a verificare alcune situazioni, a verificare alcuni aspetti di un territorio. Abbiamo visto anche quella zona del depuratore e sai benissimo, come lo sanno tutti, che abbiamo messo in quelle condizioni ottimali il depuratore, pulendo tutta quell'aria, eccetera. Quindi quando qualche cittadino ha qualche cosa da segnalare, noi siamo ben felici praticamente di essere vicino alle segnalazioni, che alle proposte che ci pone il cittadino, e portare avanti le cose che sono di aiuto anche per l'amministrazione nella sua interezza, per trovare escamotaggi utili per vivere bene in questo nostro territorio. Giusto, se posso, visto che si, quando prima ho detto che come conseguenza della proposta che la segretaria, se così la mettiamo ai voti, se ci consente, se vogliamo trovare una lettura ai documenti, lo fa, alle leggi, abbiamo ben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 articoli tra il codice paesaggistico, il PCP, che ci consentono di trovare anche una soluzione rispetto a questi elementi qua. Quindi, più che dare, noi siamo, io sono convintissimo delle buone intenzioni rispetto alla centrale. Personalmente sono a disposizione, perché penso che abbiamo già dato. L'indirizzo politico chiaro, ognuno di noi, fa partire questa macchina collaborativa. Quindi se lo mettiamo ai voti prima di leggere l'altro quesito, sarei felicissimo. Io, se no, non perdevo nemmeno tempo a venire qua a denunciare questa posizione qua. Che di fatto. Posso chiederti una cosa? Perché non ascoltare? Perché io ascoltare anche i pareri degli altri capogruppi. Io per me, se vuole, mettiamo i voti. No, ci tengo, Maurizio, mettiamo le voti. E poi se dobbiamo votare. Se vogliamo votare la. No, quello che cerco di spiegare, perdoni. Oltre alla manifestazione di volontà politica, perché una poi delibera, votiamo tutto, mi fai parlare? Sì, assolutamente. Perché una delibera di consiglio comunale, Mario Damiano, abbia un effetto impositivo e precettivo verso gli uffici, verso chiunque sia, dobbiamo dare un corpo alla delibera che abbia un senso, non manifestare solo un voto, non vogliamo l'abbia massima. Ma intanto se la facciamo, dobbiamo intanto fare questo. Facciamo una passata. Se non lo chiedo. Se vuoi che la votiamo prima, la votiamo dopo. Sono d'accordo con il consigliere, mi auguro per di essere di meno dell'assessore Cosmo. Sono d'accordo con il consigliere Stranieri. Il problema è che onestamente, dopo le riunioni, cioè il corpo della la proposta di delibera che ci avete fatto pervenire, immaginavo che veniva impostata non prettamente sul fatto tecnico rivolto al DSA, poi ho dubbi, l'ho detto già in consiglio, quando un progettista dell'impianto fa parte dell'ufficio di piano, quindi ho molto per lui sulla. Io sono a conoscenza, cosa ne più, se non è un. Quindi già sull'ufficio di piano, noi abbiamo fatto una richiesta dove si fa per avere delle. Nessuna risposta, quindi questo ufficio di piano ho molto riserva. Il problema è che io ero convinto che noi cantavamo, non su noi, perché la delibera del Consiglio Comunale deve essere di tutti, noi cantavamo la delibera su principi di prevenzione della salute pubblica e sul principio che la centrale di biomassa non è una centrale, secondo noi, di energia rinnovabile. Abbiamo avuto quell'incontro con la tavola rotonda in cui c'era
l'avvocato Di Poli, io ho preso appunti perché non ho la buona memoria come l'ingegnere De Stefani, e là il problema è questo, se il, la prevenzione della salute pubblica è visto come un elemento che può imporre a noi Consiglio Comunale prendere una decisione, nello stesso tempo, se noi riteniamo che le centrali a biomassa siano centrali di energia rinnovabile, ho molti dubbi che siano centrali rinnovabili, in quanto l'energia, le fonti rinnovabili hanno nel loro DNA il fatto che quello che viene consumato viene immediatamente prodotto. La biomassa che va a legno, che poi può andare anche a plastica e a rifiuti, dovete sapere, la plastica e a rifiuti non produce, non si rinnova subito per l'energia, per il materiale consumato. Quindi era su questi due parametri essenziali che io convinto che impostavamo la nostra battaglia, e successivamente tutte le proposte dal punto di vista tecnico che ci devono trovare. C'è un'impostazione politica, che questa qua è ambientale, della salute pubblica, e un'impostazione poi tecnica della nostra influenza come consiglio sul PSM, ma soprattutto successivamente. Io condivido e appoggio la proposta del consigliere straniero di prendere posizione, dando una motivazione scientifica e una motivazione dal punto di vista ambientale e dal punto di vista della salute, che la centrale biomassa che produce polveri sottili, una marea di situazioni che ancora sono da scoprire in quanto ci può essere fusione, precipitazione, quindi se ci sforziamo di tenere lontano dai nostri confini. Fai completare l'intervento dei capigruppo e poi pregandoti di non essere un suggerimento. Dopo che chiudiamo la fase di moto, spero che alla fine del mio piccolissimo intervento sarà però anche io un applauso, perché io non è che vivo sulla luna, vivo in Giriparco e i miei figli stanno in Giriparco, quindi anche io forse ho tutto l'interesse affinché l'aria e l'ambiente rimanga più. Allora io in qualità di capogruppo di Sologi di Falco ritengo che il mio gruppo faccia e prenda tutti i provvedimenti, chiaramente nella propria capacità, nella propria possibilità, prendere tutti i provvedimenti affinché questo tipo di impianto venga gli impianti vengano inibiti sul territorio comunale. Ripeto, anche io, anche noi della maggioranza viviamo in Girifalco, abbiamo a cuore l'interesse dell'ambiente, quindi non è una prerogativa e un'esclusiva di qualcuno, no, è un'esclusiva dei cittadini di Girifalco. Questo mi preme sottolinearlo, quindi non farei differenze in questo caso tra maggioranza e opposizione. Noi siamo cittadini di Girifalco che hanno interesse affinché i nostri figli vivano in un ambiente sano e pulito. E stop, questa è la nostra posizione. Io mi ricollego un pochino ai discorsi iniziali che mi sono sia il Presidente del Consiglio che il Rettore del Cosco, l'assessore Cosco. Partendo un pochettino da downtown, c'è stato un vincolo, ma altrimenti questo Consiglio non è che non l'avrebbe voluto, cioè non l'avrebbe neanche preso in considerazione. Ringraziamo tutte le parti politiche, questo c'è, bisogna scontrare un pochettino le ombre che ci sono state sulla vicenda. Noi vi ringraziamo a questo punto che ci avete sollecitato, ma noi
non abbiamo neanche preso in considerazione questo punto di aprire una centrale biomassa. Quindi, perché noi ci teniamo sia alle famiglie, alle persone, ai bimbi, viviamo noi stessi, io per primo, le mie famiglie, tutti quanti. Quindi era un pochettino forzata questa cosa, perché avete deciso per soluzioni. Noi, da parte mia, da capogruppo, la biomassa non la vogliamo. Ce lo diciamo, ma sono stato preso. Del 2016 comunica all'azienda Vitale Sud, che è l'azienda che presenta il progetto, di integrare la documentazione presentata dal SUAC nel mese di novembre. Siamo al 21 marzo del 2016. Il 2 maggio casualmente qualcuno scopre questa integrazione di documenti e qua nasce la notizia delle centrali biomasse che possono sorgere. Il comune a quel punto, visto che è iniziato un pochino, no, l'iter di sommossa dei cittadini, perché se questa centrale dove andiamo dalla battaglina arriviamo alla centrale biomassa, dalla discarica arriviamo a una centrale di incendio di rifiuti, eccetera, eccetera, sospende questo iter che precedentemente aveva richiesto l'integrazione dei documenti, quindi quando tu chiedi l'integrazione dei documenti vuol dire che la procedura la stai portando avanti. Tu, comune di Girifalco, non tu Domenico Iabello, eccetera, eccetera. Ma che cosa succede negli uffici? Di norma si dovrebbe sapere, soprattutto se si tratta di energia alternativa. Ora, il 9 maggio il comune di Girifalco sospende l'iter dietro le varie pressioni, riservandosi una determinazione da parte del Consiglio Comunale. Siamo al 9 di maggio e si prefigge di fare questo nell'imminenza il Consiglio Comunale per le determinazioni. Arriviamo al 19 di maggio, l'azienda, visto che l'inerzia del Comune di Girifalco, che nonostante ha convocato altri consigli, il problema biomassa non si è presentato, il 19 di maggio fa la richiesta di una convocazione di conferenza dei servizi per la conclusione dell'iter di autorizzazione. Ovviamente dal 19 di maggio, oggi siamo al 18 di luglio, sono passati 2 mesi. Nonostante questo, l'azienda il 7 di luglio, cioè 10 giorni fa, quindi siamo pure fuori termine, con questa mette in mora il comune di Girifalco per non aver convocato la conferenza dei servizi. Quindi per non aver preso in considerazione le richieste fatte, gli impegni presi. Finisce questa comunicazione della Vitale Sud, dice... se entro 7 giorni dalla ricezione della lettera c'è la messa in mora nel momento in cui non è convocata la conferenza dei servizi, ci riserviamo di agire legalmente. Oggi io sono d'accordo, il mio capogruppo già ha espresso quello che è l'intento di Democratici per Girifalco, non so però l'utilità oggi a distanza di 2 mesi dopo la messa in mora da parte dell'azienda di una delibera di indirizzo politico che avrebbe avuto valenza forse dal 9 maggio in poi. Grazie, finito. Posso intervenire? Io
allacciandomi al discorso della dottoressa Signorello, nella consapevolezza e nel timore che una delibera di natura politica esercita un pressing relativo, invito, voterò no, come abbiamo stabilito, volentieri, però dopo sollecito il Consiglio Comunale ad architettare un altro paragrafo, sempre del corpo delibera, che abbia una natura più tecnica, che possa in qualche modo rendere la delibera ancora più rafforzata sotto un profilo tecnico, perché memore, e ve lo ricordo a chi un po' ha avuto a che fare proprio con questa materia, ricordiamo tutti quando la giunta regionale fece quella moratoria, quell'inibitoria per i parchi eolici, vi ricordate? E poi la Corte Costituzionale disse alla Regione Calabria, me ne frego altamente di quello che hai stabilito tu, ma i parchi eolici sono tutelati dalla materia comunitaria per motivi energetici, e quindi fu annullata perciò una delibera della giunta regionale. Allora votiamo immediatamente e voteremo in questo modo. Però, Luigi, se c'è qualche dato con cui noi possiamo sin da ora porre dei paletti, all'operato futuro degli uffici, e che abbia una valenza anche verso gli organismi regionali e provinciali, perché gli altri uffici che devono esprimere un parere, auspicherei che ci concentriamo un po' di più, anzi, e facciamo un corpo di delibera complesso, perché se no la volontà politica, come diceva Teresa, rischia insomma di lasciare il tempo. Allora, faccio un epilogo delle posizioni di Carluccio. Allora, il consigliere Stranieri dice che ha proposto che dal Consiglio Comunale la sua interezza provenga un altro indirizzo con cui si dà mandato a chi di competenza che, siccome diversi impianti incidono sulla stessa area vessata da impianti di produzione energetica, con tutto ciò che la legge consente, affinché sul territorio di Girifalco non ci siano impianti di produzione a biomassa, quindi che provenga questo indirizzo, che sul territorio di Girifalco non siano insediati impianti di produzione a biomassa, specialmente considerato il fatto che ci sono già impianti di produzione di energia alternativa. Fermo questo indirizzo, dà la sua piena disponibilità a collaborare affinché si trovi la soluzione legale, che poi ha specificato successivamente consistere avere fondamenti in svariate norme che, e articoli che permetterebbero di trovare una soluzione alternativa in piena collaborazione. Poi l'assessore Cosco ha espresso la posizione secondo la quale nessuno della maggioranza alzerà la mano per manifestare il suo favore agli impianti di produzione a biomasse, puntualizzando tuttavia che bisogna trovare una soluzione conforme alle normative, collaborando efficacemente con l'ufficio del piano strutturale associato e in particolare in maniera sinergica con gli altri paesi, affinché questi altri paesi seguano anch'essi la nostra proposta. Ringrazio il signor Espedito Marinaro per aver segnalato alcune situazioni, richiamo in particolare le altre situazioni in cui, per esempio la vicenda del procuratore, in cui la collaborazione ha dato luogo ad una messa a posto fruttuosa di altre zone. E infine dichiara che si è ben lieti di trovare soluzioni utili per il nostro territorio. Esatto, assessore. Sì. Allora, il consigliere De Onofrio esprime la posizione del suo gruppo dichiarandosi d'accordo con quanto espresso dal consigliere Stranieri. Manifesta perplessità per il fatto che la delibera non è stata impostata più che altro dal punto di vista di demandare ai tecnici la soluzione, mentre si sarebbe dovuto incidere maggiormente dal punto di vista politico, affermando i principi di salute pubblica, in quanto secondo il suo gruppo l'impianto a biomasse non rappresenta espressione delle energie rinnovabili ed è dannoso perché produce polveri sottili e inoltre dà luogo ad altre situazioni non ancora ben verificate. In questo senso sono impianti che vanno tenuti ben lontani dal nostro territorio.
Adesso bisogna dare un'impostazione politica che deve essere tale da influire efficacemente sull'impostazione tecnica. Esatto. Una sintesi quasi perfetta. Allora, il capogruppo De Stefani. Anche quasi non è di questo mondo, la perfezione è di questo mondo. Il capogruppo De Stefani afferma finalmente di avere tutto l'interesse affinché l'ambiente e l'aria rimangano puliti e salvaguardati. Ritiene che il suo gruppo adotterà tutti i provvedimenti necessari affinché questo tipo di impianti vengano inibiti sul territorio comunale. Ciò perché la maggioranza che vive a Girifalco ha ogni interesse possibile alla salvaguardia dell'ambiente e questa è la sua posizione. Consigliere di appello, si ricollega a quanto detto dal Presidente e dall'assessore Cosco, ringraziando tutte le parti politiche che hanno sollecitato una presa di posizione che in realtà era già abbastanza definita nella maggioranza, poiché quest'ultima non vuole le promesse. Il consigliere Signorello ricollegandosi alla posizione del gruppo già espresso dal consigliere Renofrio, ha dato un excursus sulla vicenda, non la ripeto perché non riguarda la posizione del gruppo. E infine il consigliere Siniscalco ha manifestato il timore che una delibera di tipo politico non connotata da un preciso impianto tecnico possa risultare infruttuosa, cioè non possa avere valenza efficace, poiché bisogna inserire un paragrafo di natura efficace dal punto di vista tecnico, è chiamato la vicenda dei parchi eolici, sollecitando appunto l'inserimento nell'atto deliberativo di un paragrafo che possa avere efficacia tecnica risolutiva. Quindi questo voto riguarda l'inserimento di queste posizioni e poi in una posizione finale che esprime l'indirizzo del Consiglio Comunale che avrebbe inserito in la prima sintesi. Deliberato sì, siamo qui perché io l'ho voluto questo, mi piace tutti che siete venuti. Sì, così, perché si stava costruendo due centrali biomassa e nessuno lo sapeva, però adesso lasciamo stare le cose. Io pensavo che dopo due mesi quantomeno avevate già preparato qualcosa. Cioè adesso abbiamo la paura che quello partito saltare, ho fatto anche ricorso alla regione, ma che discorsi sono? Siete venuti due mesi, potete nominare un tecnico per dire come possiamo uscirne fuori da questo. Poi qual è il problema? Il sindaco deve migliorare le qualità dell'aria del proprio paese, deve migliorarlo e non peggiorarlo. Facendo due biomasse si peggiora la qualità dell'aria, penso che la legge del 2010 ancora non è cambiata. Eppure io ho fatto al comune, ho mandato anche degli appunti per dire troviamo le scamotaggi, scegliamo di fermare, se abbiamo voglia di fermarle, se no io penso che la voglia ce l'abbiamo tutta. Cioè solamente l'impresa che voleva fare queste biomasse non ha tanta voglia, però si deve accontentare che ha fatto il fotovoltaico, quindi gli basta anche quello. Quindi vediamo cosa dobbiamo fare, nominiamo un pericolo, tanto lo paghiamo noi i cittadini, come dobbiamo uscire fuori da questa rogna. Questa è una rogna, stiamo perdendo tempo, stiamo mettendo la vita di Sud in condizione di farci i loro ricorsi. Questo stiamo facendo. Ma dici tu perché sei contro la biomassa? Perché non la vuole nessuno, la biomassa non la vuole nessuno, la biomassa parla di polveri sottili, non è vero, ci sono micro sottili, quelli che si filtrano che non vede nessuno. L'ingegnere straniero vi ha parlato, vi ha detto le cose. Noi purtroppo leggiamo, leggete anche voi, vedete quali sono i pro e i contro di queste cose, che è una cosa veramente vergognosa.
vogliamo far ammalare i nostri figli, i nostri nipoti, ma cioè, vedete un po' che dovete fare, voi siete, ci state amministrando, amministrateci come dovete amministrare, se no a casa non c'è amministrazione. È giusto che sia così. Quindi, ha detto bene l'avvocato Siniscalco, bisogna dare corpo alla delibera, perché c'è una normativa vigente che conosciamo un po' tutti. Quell'incontro che abbiamo fatto con i capigruppo e che abbiamo allargato anche al comitato Lotta Femmina, alla presenza dell'avvocato Pippolito, il quale si è premurato, dopo che ci siamo chiariti su alcuni punti, di mandarmi degli appunti, come ha detto bene il signor Spedito Marinaro. Noi non è che non ci abbiamo pensato, ci abbiamo lavorato, abbiamo avuto degli incontri con gli altri sindaci del comprensorio che fanno parte del PSA, ultimo è stato giovedì scorso. Abbiamo chiesto che cosa possiamo fare per bloccare questa cosa, perché ci sono due problematiche. Una che riguarda la regolamentazione generale della strumentazione urbanistica. L'altra, che cosa vogliamo fare noi come comprensorio? Nel momento in cui gli altri comuni non sono d'accordo su questa nostra decisione, che cosa vogliamo fare noi? Che cosa vogliamo fare? Io voglio ricordare solo due o tre passaggi. La normativa generale è del 2003. C'è stato un recepimento da parte della Regione Calabria nel 2008 con la legge 42, poi successivamente è venuto fuori il decreto di attuazione della normativa regionale nel 2010, alla quale la Regione Calabria l'ha recepita in toto, non ha spostato una virgola rispetto alla normativa nazionale, vale a dire che per tutte le impianti di energia rinnovabile e purtroppo anche la biomassa, secondo la normativa comunitaria, nazionale e regionale, fa parte dell'energia rinnovabile, purtroppo. Perché poi le strutture ci possono essere, perché le biomasse, ci sono diversi tipi di biomasse, ma giustamente, come qualcuno ha sollevato, è possibile che una cosa venga progettata per una tipologia di biomasse, ma poi, durante il corso, la funzionalità potrebbe avere un riscontro diverso e questo va impedito, assolutamente va impedito. Io la cosa che dicevo ai miei l'altra volta, che nelle peggiori delle ipotesi, siccome la normativa nazionale prevede addirittura che tutti gli impianti di energia rinnovabile al di sotto di un megawatt sono soggette a procedura abilitativa semplificata. Che cosa significa procedura abilitativa semplificata? Che chiunque, per il tramite dello sportello unico delle attività produttive, può presentare una domanda e segue quella, quindi non c'è l'influenza dell'amministrazione. Assolutamente, non c'è questo. Quindi, io dico, nelle peggiori delle ipotesi, noi potremmo mettere nel corpo della delibera, avvocato, per essere possibile questo, che per questo territorio, a parte l'inibizione, ma se non è possibile l'inibizione complessiva, andare a mettere che tutte le iniziative
devono passare dal consiglio comunale, che la cosa è più restrittiva rispetto alla normativa nazionale e regionale. Cioè loro che cosa dicono? Quelli superiori a un megawatt sono soggetti a autorizzazione unica. L'autorizzazione unica impone la conferenza dei servizi. La conferenza dei servizi si deve esprimere prioritariamente il consiglio comunale. Quindi io ritengo che nel corpo della delibera, se del caso, di mettere in alternativa pure questa. Quindi estendere per qualunque tipo, per qualunque potenza, la disciplina. Qual è la normativa? La normativa di riferimento è il decreto legislativo 28 del 2011, dove prevede all'articolo 6 comma 9 che siano soggetti ad autorizzazione unica. Che cosa significa autorizzazione unica? Che eventualmente per il rilascio di un parere tutti i soggetti interessati alla tutela della salute pubblica, paesaggistica, il comune stesso prioritariamente si devono esprimere in merito. Se il consiglio comunale a priori dice di no, automaticamente decade la conferenza dei servizi, è già rigettata. Tra i vari passaggi nella giustificazione tecnica, che tutte le aree boscate o ex boscate, come prevede la norma, che tutte le aree boscate o ex boscate non vadano impiantati questi tipi di impianti di energia alternativa. Ripeto, tutte le aree boscate o ex boscate, come prevede l'articolo 70 del codice. Del codice, e cominciamo a cacciare del già. Codice 42 del 2004, cominciamo articolo 70, tutte le aree boscate o ex boscate, ponendo il vincolo ex articolo 42. Articolo 70 della articolo 54, tutte le aree di recupero, nelle aree di recupero non possono essere impiantate questa tipologia di... E su questa proposta che fa il sindaco, Luigi? Come la vedo? Che tutto debba passare comunque per le mani del consiglio comunale, per evitare proprio uno scollamento. Cominciamo a mettere un attimo su questa proposta, se ci riuniamo un secondo e ci confrontiamo anche come... Intanto gli articoli di legge su cui ci si può appigliare, l'articolo 70. Ma guarda che lei anche il sindaco ha presentato un articolo di legge. No, certamente, solo due minuti. Se dobbiamo chiedere, noi non aspettiamo due minuti. Chiedo scusa, ci confrontiamo qui. Voi? Scusa, io penso che però. Hai parlato di collaborazione generale, ci confrontiamo noi. Siccome l'articolo lo conosco poco, posso vedere anche. L'articolo 11, l'articolo 16. Siamo tutti disponibili a recuperare, ma perché si pone un quinto.
il problema che pone, che ha consigliato, che ha suggerito, sì, non ci sono dubbi che sia la proposta vale, ma nella situazione attuale, nella situazione in quale già ci troviamo noi, che abbiamo un termine contraddittorio con l'azienda, è validissimo. Cioè, questo è il problema, cioè, è riuscire, che noi con questa azienda, infatti, ti faccio la domanda, con questa azienda noi andremo a contraddittorio. L'azienda investe, che a novembre presenta un progetto, poi è grave comunque, fin quando si tratta di uno sportello di uno che vuole aprire un negozio di ortofrutticolo, un'abitazione, è giusto che l'amministrazione, la parte politica, sia fuori da certi meccanismi. Ma di centrale di biomassa è che le piace una tutela la gestione del territorio. Cioè dire che l'amministrazione non ne sa niente non è una nota di merito, non è una nota di merito. Questa è la prensa, poi. No, non è la prensa. È giusto che voi facciate questa, diciamo, ripercotete tutti questi passaggi, però sono state fatte due proposte, dell'ingegnere Stranieri e del suo. L'ingegnere Stranieri ha chiesto una sospensiva di 5-10 minuti dei capigruppo, vi riunite nella sala e parlare di altre cose adesso, no? Sono Cesarini, cose. No. L'importante è vincere la partita, credo io. Ma io ho 6 minuti. O sono Cesarini, o 91 minuti. O sono parlamentari, voglio dire. Riunitevi nella sala e decidete. Si pone il principio, la parte sensibile della Repubblica, che è noto. Non c'è niente. Allora, guarda, il dottore Cosma ha fatto una affermazione. Che l'amministrazione si è stimolata dai cittadini, l'amministrazione recepisce gli stimoli. Giusto? Io non ho detto questo. Questo è detto. Che nel momento in cui ho detto alcuni cittadini mettono in evidenza alcune cose e mi alzo, vabbè, perché è buona prassi, però mettono in evidenza alcune cose, o segnalo determinate cose. Se è giusto che l'amministrazione, il consigliere o l'assessore, il vice sindaco, persino, vadano a verificare questo stato di cose. È giusto che sia fatto. Che stavo dicendo? Vabbè, su cose che non si sanno, che non si conoscono, non si può, come dire, intervenire, chiaro? Io ti sto dicendo, sì. Questo principio va perfetto. Questo il principio che la collaborazione dei cittadini o dei tanti consiglieri può essere utile quando noi siamo messi a conoscenza. Questo, io sono convinto che è una pratica del genere. Il problema è uno. Il problema è uno. Che io per sbaglio siamo venuti a conoscenza il 5 maggio di una pratica che è stata presentata a novembre. Punto. Anche io sono stato messo a conoscenza. Ma non è, ma questo è grave. Che mi ha chiamato subito. Ma questo è grave. C'è l'amministrazione. E quello che stiamo facendo oggi, se non c'è nessun mosso veramente il popolo, è filosofia, perché non andiamo da nessuna parte. Oh, perché ci allora dillo che non lo vuoi votare. Io non lo la proposta completa, la proposta completa non ci sta interessando. Ma la voto oggi giusto. Ma allora votiamo. Non ci sono. Votiamo quello. Ma io ho i miei dubbi che la proposta del sindaco che è arrivata fuori del massimo, punto. Questo è il mio dubbio. Il mio dubbio. Sono passati 2 mesi da quando noi qui siamo prima. Adesso mi siete davanti per un bambucciarvi, no? Nel senso, mo statemi termine che io mi chiamo in coso stesso, mi chiamano i danni, i cittadini pagano e via dicendo. Avete avuto 2 mesi di tempo e non avete fatto niente. Quanto riguarda le sommosse, quando si è verificata la situazione della battagliera, caro Mario Morio, no? Qui ci sono vicini di Borgia, voglio dire che ci hanno fatto l'onore di essere presenti a questo nostro consiglio comunale. Noi ricambieremo quando saranno i consigli comunali di Borgia, ci presentiamo pure noi, l'altro per vedere un pochettino.
siamo andati tutti in massa a Borgia, abbiamo partecipato insieme a loro, vabbè, e se è necessario che fare una sommossa contro Vitale, contro Pasquale Scogliapiglio o contro chiunque per rendere salubre praticamente il nostro territorio, lo faremo tranquillamente. Noi facciamo questa azione politica. Noi ci rimane 2 minuti, ma presto. Allora, 2 minuti di sospensione, Presidente. Consiglio comunale devono essere indicati tutti i vincoli come parametri
che impediscono l'insediamento degli impianti di biomassa. Nello stesso tempo, quindi quelle relative agli articoli 70 e 54 del codice dell'ambiente, quelle relative alle aree che poi saranno specificate. Per quanto riguarda poi la procedura, viene introdotta una rigorosa limitazione, nel senso che l'autorizzazione unica è il procedimento che si estende anche alle pratiche, come fatto come la proposta del sindaco, il procedimento che si estende anche alle pratiche di insediamento di impianti di potenza inferiore a 12 MW. Sì, lo chiamo ai voti. Favorevoli? Per immediata esecutività? Sì, una volta che il corpo della delibera è pronto, ve lo ripassiamo già da te, così date uno sguardo al deliberato. Al punto 2 dell'ordine del giorno, per chi vuole inaugurare... Sì. Io penso che l'avvocato della Battaglia, che si chiama Giuseppe D'Ippolito, ha mandato circa il 24 maggio tutto quello che diceva il sindaco, come si poteva migliorare, come bisognava fare per fermare queste biomasse, tenendo presente che lui, l'avvocato della Battaglia, è quello che ha fatto chiudere, fermare le biomasse in Viale del Progresso di casa. Quindi andando su, sempre la ditta vitale stava facendo questo impianto biomassa. Io volevo solamente fare un'altra domanda. Adesso tra un po' parlerete di spazzatura, mi pare, no? Ma vorrei sapere, ma i soldi delle palle, i soldi delle fotovoltaiche, dove sono? Cosa ne fate di questi soldi? Si può sapere? Cioè il popolo lo vorrebbe sapere. Abbiamo un inquinamento dell'aria. Versano 110.000 euro all'anno. Cosa se ne fa con questo piano? Cosa? Cosa ne facciamo di questi soldi? Servizi generali, giustamente come dice il consigliere Sigarello. Per quanto riguarda, non l'hai detto, ma noi abbiamo un altro impianto idroelettrico, quello sono 70.000 euro. Per quanto riguarda l'eolico, purtroppo, nonostante è in funzione ormai da 5 anni abbondanti, non recepiamo. E zero. Tant'è vero che come amministrazione ci stiamo attrezzando per fare il contenzioso. Ci stiamo attrezzando per fare un contenzioso con la ditta che è in gestione. Allora, per completezza di quello che ha detto il sindaco, per quanto riguarda, perché c'è una legge che è uscita fuori nel 2010, quale Giovanni?
Nel 2010 uscita, c'è una legge domani, ai tempi era il sindaco, credo, salutiamo il signore, che ha avuto questo problema di transizione della legge Romani. La legge Romani impone massimo per le convenzioni tra comuni e il 3% ai comuni. Quindi il 3% da quando sono messe in funzione le pale sono accantonate per il comune di Giripalo. Noi avevamo una convenzione maggiore del 3% e lo contenzioso è se accontentarci del 3%, come dice la legge Romani, che per noi è dopo quello che abbiamo firmato la convenzione, oppure entrare in contenzioso per darci quello che la convenzione prevede. E questo è il noi da quando ci siamo insediati abbiamo avuto tre incontri con la società e abbiamo messo in evidenza queste criticità. Avevamo chiesto, vabbè, per te va bene il 3%, a noi non ci piace, però anticipaci questo 3%, bravo. Assolutamente non ce l'ha voluto dare. Quindi da qui a 15 ci piace mio padre, se ne porta, non si può andare a chiesi, no, non si può andare così sbagliato. Da qui a 15-20 giorni speriamo di riuscire a nominare un avvocato che ci possa difendere delle sedute. Di una presenza attiva della cittadinanza nell'ambito della vita politica giuridico-francese, e sottolineo una presenza attiva, perché poi sono i cittadini quelli che mettono, siamo noi come cittadini che mettiamo le mani in tasca per pagare le tasse, in questo caso la TARI. Visto e considerato che la tassa stessa quest'anno ha subito un aumento considerevole, abbiamo ritenuto opportuno, sempre col supporto della cittadinanza stessa che ha chiesto il Consiglio Comunale e a questo punto apponendo 200 firme, che si aprisse una discussione sul piano finanziario che genera la tassa, che genera la tassa. Per quale motivo sottolineo
che la cittadinanza ha chiesto questo, in quanto la cittadinanza ormai si sente fuori da quello che è la parte amministrativa, si sente staccata da chi l'amministra. Vedi che si è trovato un aumento considerevole delle tasse senza magari avere una spiegazione su come è avvenuto, senza avere una giustificazione da parte degli amministratori. Io ricordo quella, tutti i vostri interventi sui PAD, quando parlavate di amministrazione trasparente, nel senso amministrazione che si muoveva all'unisono con la cittadinanza. Oggi vi dico che meno male che non vendevate un prodotto, se no era pubblicità ingannevole quella. Quindi mettiamo mano a questa, a questo sistema di cose, rendendo attiva e partecipe la cittadinanza. Oggi la cittadinanza cosa vi ha chiesto? Cosa vi sta chiedendo? E io mi sono fatto portavoce di questa richiesta. Abbiamo avuto i bollettini delle tasse e a fronte di un 12%, che è quello sulla parete variabile, non mi sbaglio, da aumento, il cittadino ne percepisce circa un 30%, cioè nel senso che facendo due conti, chi ne pagava 100 ne paga 130, se ne vede 130 in bolletta. Quindi vi sta chiedendo, andiamo a vedere quello che è il piano finanziario che ha generato la TARI e cominciamo a vedere cosa si può fare. Le cose che si propongono sono di due tipi. Uno, analizziamo questo piano magari per il futuro, così assessore, accantoniamo quest'anno, anche se quest'anno facciamo un sacrificio, il prossimo anno è capace che riusciamo ad abbassare le tasse. Cominciamo, 30.000 euro di buste per la raccolta. Non ce le stanno dando, la raccolta funziona lo stesso, quindi probabilmente non servono. Cominciamo a cacciare le prime 30.000 euro di buste. Così abbassiamo le tasse, no? Perché se è una cosa estremamente necessaria, ci venivano dati e quindi, ma cominciamo ad abbassare questo. E comincio a sottolineare anche il fatto che questa amministrazione in pratica è dal mese di novembre, da quando è scaduta la vecchia, il vecchio appalto per quanto riguarda la raccolta differenziata, che si va in regime buste, cominciamo ad aumentare i costi. Ma sì, Maurizio, costa 5.000 euro. Ne abbiamo fatto uno, dopo che ci siamo accorti che era sbagliato, da Riccio Monato pagava un altro 5.000 euro. Era impraticabile, per le aziende. Esatto, era impraticabile. E Riccio un 5-5-10. E abbiamo fatto 5-5-10. Quindi diciamo, la non precisione dell'azione dell'amministrazione comincia a costare. Dopo queste economie che possiamo fare, vedere 30.000 euro che a fronte del banco cominciano ad essere già dei soldini che ci mettiamo da fare, nei tre anni cominciano ad essere una certa cifra, cominciamo a creare un tavolo di razionalizzazione, un tavolo tecnico, un tavolo di razionalizzazione della raccolta differenziata, affinché ciò che produciamo come differenziata produca un beneficio per il cittadino che la fa. Qui quindi cominciamo. Ma lo fate voi direttamente, lei è bravissima in queste cose qui. Cominciamo a trovare un sistema affinché la raccolta differenziata abbia una qualità migliore rispetto a quello che abbiamo.
scusi Presidente, sta facendo l'assessore alla cosa o il Presidente del Consiglio? Perché se fa l'assessore discuto come discuto con lei, se fa il Presidente del Consiglio, se fa il Presidente del Consiglio dovrebbe consentire a tutti una discussione, ma vedo che fa l'assessore, vedo che fa ogni tanto è convinto che l'assessore si sposti di sedia, facciamo change e siamo tutti felici. No? Non è che ascolti, deve rendere il dialogo possibile. Quindi, da un lato, razionalizziamo quelle che sono le uscite che non servono, l'assessore economico. Cioè, tagliamo dove possiamo tagliare, perché la cittadinanza, il cittadino non paga, non può pagare una tassa aumentata del 32%, perché tale percepita, bolletta alle mani, che ne pagava 100 ne paga 130. Quindi se ci stanno delle quote fisse che ci ha aumentato la regione, noi dobbiamo fare di tutto affinché queste quote vengano abbassate, vengono compensate con delle economie che facciamo. Dopodiché facciamo sì che il cittadino che faccia la differenziata abbia un beneficio sulla differenziata che fa e vediamo che la qualità della differenziata aumenta. Le ho detto in un incontro che la plastica della bottiglia presa sporca con l'anelletto del tap e col tap ci viene sempre pagata 7 euro a tonnellata, la plastica pulita ci viene pagata circa 47-45, quindi c'è una variazione. Se noi questo maggiore impegno che diamo al cittadino lo restituiamo al cittadino stesso, a chi produce questo tipo di differenziato, per questo chiedo un tavolo di confronto, affinché si trovi la soluzione migliore, che poi lo potete fare anche senza di me, io non voglio visibilità, non voglio riflettore, non voglio niente, lo discutete anche tra di voi, viene un altro membro dell'opposizione, l'essenziale è che si trovi una soluzione, io confido nel vostro buonsenso. Assessore Toloni, io confido nel suo buonsenso, come Presidente del Consiglio, io mi associo alla sua guida illuminata, no? Ecco, così, con l'unione di economie che è necessario fare, le buste non servono, 30.000 euro di buste non servono, ed è la prima cosa che cacciamo, dopodiché cominciamo a rendere la differenziata e facciamo tornare in tasca dei cittadini che la fanno. Altro elemento che si può mettere sul tavolo, cominciamo a vedere la produzione del rifiuto reale, puntuale. Ci troviamo delle abitazioni dove ci abita una vecchietta, magari c'ha la casa che ha fatto con i soldi quando era in Svizzera, che produce un rifiuto bassissimo, che paga una cifra spropositata, magari per una persona che è stata in Svizzera 20 anni e oggi abita da sola e produce quasi nulla. No? Quindi cominciamo a trovare anche per alcune fasce protette, tipo gli anziani, tipo che abitino nelle case, un sistema di calcolo anche proporzionale alla quantità di rifiuto che si produce. Allora, quello che il capogruppo dei cittadini liberi e attivi, seguendo l'input dei cittadini che hanno apposto le firme, se non mi sbaglio è la prima volta che viene convocato un consiglio comunale su richiesta della cittadinanza, è quello. Non è vero, viene convocato così. Vabbè, in questo caso a memoria mia è la prima volta. Vabbè, se dice facciamo sì che tutti questi input che vengono dalla cittadinanza vengano recepiti dalla maggioranza e concretamente, praticamente, da qui al prossimo anno, quando andremo a ricalcolare e a valutare quelle che sono le uscite, cioè abbiamo un abbattimento, un abbassamento delle tasse, perché se no le tasse non le pagano, e se non le pagano, perché ognuno non ce la fa, noi abbiamo le attività produttive e commerciali che sono con l'acqua qui. Quanto è andato ad aumentare in un locale pubblico la tassa sul rifiuto? No? È aumentato in modo esponenziale, troviamo una soluzione anche per loro, dobbiamo d'incontro, non ve lo sto chiedendo io in quanto consigliere, ve lo stanno chiedendo chi ha messo le firme, le abbiamo raccolte in 2 giorni,
e ci stavamo una settimana e ne arrivavano 2.000, in quanto è una situazione insostenibile, ve lo stanno chiedendo loro, io mi faccio poeta voce, di cui io non conto nulla, sono semplicemente un poeta voce in quanto me lo consente la norma, di quello che loro pongono, vi stanno ponendo questo problema, non ce la fanno a pagare una tassa così alta, ve lo chiedono, confidano nel vostro buonsenso affinché ciò possa avvenire da qui per il prossimo anno. L'ultima cosa e concludo. Quando è scaduto il termine per presentare le buste il 28 di giugno? 28, no, non so se 28, 29, a fine giugno. A fine giugno. In una situazione di regime provvisorio, uno si aspettava che appena ci stanno le buste, subito si nominava la commissione e si aprivano le buste e si cominciava a valutare tutto. Oggi siamo al 18 di luglio, sono già passati 18 giorni, 20, perché mi pare che è stato il 28, le buste sono ferme lì. Ve lo dico avanti, voglio. Non facciamo che poi arriviamo al 16 di settembre e ci accorgiamo che magari mancano i requisiti e poi dobbiamo fare un altro torno, perché se no poi ci mette una striscia la notizia. Quindi questa è giusto come indicazione, perché in una situazione del genere mi aspettavo che le buste venivano. È simpatica la questione, perché non vi manca. Una volta si diceva che la storia è maestra di vita, se storia è cosa. Siccome mi sa che siamo alla sesta proroga che date, quindi non mi sembra che sto facendo una battuta. Assolutamente. È la sesta, settima proroga. Quindi, e siccome lei è l'assessore competente, qualche problemino al suo posto, sul suo operato politico e amministrativo, onestamente, davanti allo specchio uno se lo doveva togliere. No, a fare le faccette. Perché... Dopodiché, segretario, dobbiamo fare anche il nostro passaggio prima della chiusura del Consiglio Comunale. Con me? No, siccome rappresenta quello che è avvenuto, per l'onorabilità dei consiglieri comunali, sì, visto che facciamo le faccende. Allora, facciamo, siccome siamo alla sesta proroga, attenzione a non cadere, magari apriamo le buste e troviamo un'altra situazione, poi ci troviamo a dover bandire di nuovo. Nato 5.000 euro, ecco. Sono stato sintetico, così l'avvocato se ne stanco, non lo Presidente, visto che prima hanno parlato un poco tutti, no? Visto che la tassa interessa a tutti, sentiamo un pochino i cittadini, se le cose... dico, alla fine. Stasera... Vedi, aspetta. È un'opportunità. Voi adesso prenderete le buste e andate in casa, quindi non entreremo un tonnellaggio di spazzatura. Fai rispondere, che forse è un buon anno che ti sei messo a scrivere. Io ritengo che su certe cose bisogna essere più precisi, non bisogna dire cose non vere. No, tipo? Ma te le dico nel corso del mio intervento. Ah, sì. Il fatto stesso è che purtroppo sei un tecnico, ma non sei addentrato a determinate procedure che non ci possono avere. La stessa consigliera Signorello.
Ognuno c'è. Quando ha fatto il suo bando nel 2012, mi pare che la prima volta sia andato deserto. Quindi sono cose che capitano, queste cose qua. Può capitare, siccome si tratta di gare fatte ad un certo livello, a livello europeo, quando parliamo di 5.000, di 6.000 euro per espletare una gara sopra soglia, siamo obbligati a fare certe cose. Quindi dalla gazzetta. Non ho detto che non si è obbligato. Te lo devo dire, perché non è che si fa pubblicità. E poi sapere una cosa, che quando c'è un aggiudicatario, l'aggiudicatario rimborserà al comune le spese della pubblicità. Quindi giusto per chiarire. Aspettiamo. Però non lo hai detto. Detto questo. Ma noi vediamo dopo quattro mesi se ci sente poi. Scusate, Mario D'Onofrio, no. Sindaco, ex sindaco, sì. No. Sì. Che cosa non me ne fa? Io l'ho verificata, la tua, puoi sapere che l'ho verificata, anche tu, anche tu come amministrazione, siccome la normativa che c'è nel 2012 è la stessa di quella che c'è nel 2015, come ho speso io i soldini per fare la pubblicità, li ha spesi pure tu, perché è identica, hai capito? Quindi è inutile parlare. Comunque, sai, non è che io parlo, siccome ha detto che, siccome voi dovevate essere la giunta perfetta, immaginavo che eravate perfetti tutti i sensi. Ma che stai dicendo? No, c'è di è stata fatta una gara d'appalto, ha partecipato purtroppo una sola azienda. Questa azienda alla fine, quando si fa l'aggiudicazione provvisoria, dopodiché si fa la verifica dei requisiti, se viene meno qualche requisito di quelli che aveva dichiarato in sede di gara, si va alla rescissione di quella aggiudicazione precedente. Stop, è questo. Poi la proroga che fa. Poi il requisito mancava. Manca un requisito che abbiamo dichiarato di avere, e poi quando siamo arrivati. Quello sui rifiuti pericolosi. Quello per i rifiuti pericolosi. No. Poi l'abbiamo poi invitata nella procedura di negoziare la stessa ditta. Che mancava il requisito? Ma che sta dicendo? La ditta che gli mancava il requisito, che sto dicendo. Nella gara è stata una di quelle invitate, mi sbaglio, all'ufficio tecnico, non avvia i requisiti, poi abitammo pure alla procedura del negoziato. Ma tu lo sai chi era la ditta aggiudicataria? Ma che stai dicendo? Lo sai. Ma scusa, ma perché devi dire queste cose? Che cosa deve dimostrare? Vai nell'ufficio tecnico. Sì, ho fatto la domanda su chi era l'azienda. Consigliere straniero, veramente è una bella gente, la stessa. Alle fesserie che stai dicendo? No, assolutamente, la stessa ditta l'abbiamo invitata anche nella procedura del negoziato. Allora, se tu fai questo, sei pregato di andare all'ufficio tecnico. Alla caserma dei carabinieri. No, a denunciare questo. Perché lui è convinto di una cosa, deve andare a denunciare. Bisogna denunciare. Lei ha stesso. Se lei è sicuro di questo, vada a denunciare. Scusate! Detto questo qua. La gara, come io non la ricordavo, però lui l'ha detto, è scaduta il 28 di giugno. Da quello che mi ha dato sapere, la gara è in corso. Non è vero che non siamo che è ferma o come si sta andando. La gara è in corso, è stata nominata una commissione, sa benissimo che adesso può capitare, siccome c'è una commissione appositamente nominata che fa parte della centrale unica di committenza con sede a Carata, ci sono tecnici di Carata e tecnici di Civita. In quanto tale può capitare che magari un giorno manca uno, un giorno manca l'altro. Stai tranquillo che i 90 giorni
sono più che sufficienti per individuare l'aggiudicatario. A questa ditta, a questa procedura di gara hanno partecipato solo in due, quindi è una cosa molto snella. Relativamente alle proroghe che dice il consigliere Stranieri, non è vero che ci sono state sei proroghe, ci sono state mi pare o due o tre proroghe, di cui la terza è solo stata di tre giorni. E quindi non è vero sei, mentre per quella attuale, per la situazione attuale, è stata fatta non una proroga, è stata fatta una procedura negoziata, che è una cosa lo so che per te è difficile capire queste cose, no, proroga e procedure negoziate, però non ci posso fare niente, assolutamente. Non capisci questa assolutamente. Cosa, non capisci questa l'amministrazione cosa. Trasparente che ha cambiato il mondo. Se hai qualcosa da dire in merito, ci sono gli organi competenti. Ma non lo capisco, a me mi accogliere le tue osservanze. Sì, no, io sto facendo osservanze politiche, non di altro tipo. Ancora però la proposta non l'ha fatta del piano finanziario. Detto questo, guarda qua, io non lo so se in sala c'è pure qualche operatore ecologico c'è. Forse a te non è capitato, ma devi sapere che con la gestione precedente, per quanto riguarda l'organico, c'è stata una imposizione da parte dei centri di smaltimento dove il contenuto doveva essere portato solo ed esclusivamente in buste biodegradabili. Quindi il fatto o mi sbaglio, scusate, sì, andare a fornire alla cittadinanza le buste per quanto riguarda l'organico, io non lo ritengo che sia inizio. Non le tocchiamo. Detto questo, la tutela dell'ambiente ci teniamo pure noi, nel senso che così com'è il sistema non andava bene. Assolutamente non andava bene, e non andava bene per diversi motivi. Mi spiego. Il bando vigente dal 2012 al 2015 era già stato superato abbondantemente. E mi spiego. Quando è stato fatto il capitolato speciale d'appalto, quindi che era regolamento il servizio, e se lo prendiamo, erano previste 7 unità lavorative. Per l'ampiezza che ha il nostro paese, purtroppo queste 7 unità non erano sufficienti alla gestione del servizio, tant'è che da subito ne hanno dovuto chiamare altre 2. Quindi quando siamo arrivati noi e alla fine, quindi quando stavamo stilando il capitolato speciale di appalto, il nuovo capitolato, ci siamo resi conto che non avevamo a che fare con 7 unità, ma con 9. E neanche le 9 unità erano sufficienti al servizio, tant'è vero che tutti quanti ce l'hanno, quante volte, scusa, consigliere Signorello, quante fotografie ha messo su Facebook, dicendo che cosa, giustamente, che in via X, in via Y, in via Z, era quello che c'era, ma onestamente ce ne dobbiamo dire certe cose, no? Quindi noi abbiamo dovuto prendere atto della situazione che c'era e programmare il nuovo, che cos'è? Abbiamo fatto un piano finanziario, noi l'abbiamo fatto il piano finanziario, e lo sappiamo bene che anche un euro in più al mese è tanto in questo contesto economico, lo sappiamo benissimo, e sapevamo pure che l'aumento della TARI ci avrebbe portato a questo stato, diciamo, a questo stato di protesta da parte dei cittadini. Non è che non lo capiamo, però il servizio c'è bisogno del servizio. Il fatto stesso che Girifalco in quest'ultimo periodo, e questo io non lo so, ma dobbiamo essere onesti su questa nuova visione, non è che lo vedo io più pulito, ma è più pulito. Il consigliere Stranieri, io ricordo quando qualche mese fa è uscito sulla stampa Gazzetta del Sud portando in evidenza la situazione in cui versava l'isola ecologica. Bene, io ti faccio oggi una domanda. Da qualche settimana a questa parte tu sei andato da sotto l'isola ecologica? Te la faccio io questa domanda. Come la faccio io? Signor Sindaco, no, 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 fammi
oggi parlare, poi parli tu. Ma se mi hai fatto una domanda, non ho una risposta. Poi parla alla fine. Si fa la domanda e non ha risposta. Ancora, non è, questo è un consiglio comunale, non è un colloquio con lo... Se non siamo qua, la domanda si chiama le risposte. Noi abbiamo ritenuto opportuno. E una parte della minoranza penso che lo abbia colto, penso. Poi quando abbiamo parlato del servizio, forse tu non c'eri. Perché hai preferito allontanarti dalla prima capitolo, quando si è parlato dei rifiuti, che tu non c'eri, tu eri impegnato, tu eri l'assessore competente, okay. Quando abbiamo parlato la prima volta, era la stessa cosa, insomma, poi decidi tu, è la stessa cosa, sì. Io quando abbiamo fatto la capitolo, il signor sindaco non c'era, era impegnato in altre faccende. Abbiamo ritenuto di individuare e di suddividere tutto il territorio comunale in 4 zone, anche perché consigliato pure da chi materialmente aspettava il servizio di questa cosa. Queste 4 zone comportano necessariamente 8 unità. Poi avevamo pensato ad una unità che gestiva l'isola ecologica e quindi eravamo già alle 9 unità che già c'erano, perché non ce le siamo inventate noi. Noi invece che cosa ci siamo inventati? Ci siamo inventati 2 part-time che espletavano il servizio di spazzamento e tagliare. Dopo l'aggiudicazione, tra virgolette, siamo stati fortunati, tra virgolette. Per quale motivo? Perché una di quelle unità, che era quella più onerosa per il comune di Girifarco, che poi era il coordinatore, che faceva parte dell'impresa precedente, ha rinunciato al rinnovo del contratto. Questo ci ha consentito quella unità full time di sostituirla con 2 unità part time. Adesso in sostanza a regime abbiamo 8 unità a tempo full time, che sono i dipendenti che c'erano precedentemente, più 4 unità part time che sono a tempo determinato. L'amministrazione ha dato un indirizzo all'impresa che sta eseguendo il servizio di raccolta questa unità per il momento di fare la rotazione, perché capiamo benissimo come stanno le cose, che non è che non lo sappiamo quello che c'è in giro, o non li vediamo, o non li accogliamo giornalmente nelle varie stanze. Quindi il fatto stesso di dare respiro a 4 unità al mese per dare sostegno, non è che già questo ci consola, tra virgolette, dell'aumento che è stato fatto. L'aumento che non è ai livelli che dice il consigliere straniero, perché prima porta il piano finanziario lui, che pensa, e poi vediamo se l'aumento è del 30% o del 12% o del 13%. Quindi le cose stanno in questi tempi, non per come... Poi quando mi hai dato la parola... Sì, certo, ci sarà la... ci mancherebbe, chi deve andare a dare. Noi abbiamo fatto un po' di conticini rispetto al precedente appalto. Il precedente appalto ci siamo resi conto che alla fine, sommando le varie voci e distribuendoli nei 36 mesi, poi dobbiamo fare questo ragionamento, no? Perché se a un certo punto, oltre all'appalto, viene dato una tantum all'impresa, quell'uno tantum poi va distribuito nei 36 mesi. Perché si dà una sola volta e quindi è come se uno lo desse un po' alla volta per ogni mese. Se vengono dati 30.000 euro a botto all'impresa, questi 30.000 euro per avere un riscontro poi mensile, io devo fare diviso 36, perché l'appalto era per 36. Quindi alla fine, compresa IVA, c'è una differenza di circa 10.000 euro al mese.
Faccio presente che un solo operaio full time costa circa 3.000 euro lordi al mese. In questo momento è come se noi avessimo 3 operai in più, che c'erano già, ripeto, perché 2 c'erano già, non è che ce ne siamo inventati noi. E l'impresa che se l'è aggiudicata è obbligata per legge a recepire i lavoratori che erano già in essere. Funziona così il sistema. Non è che si può prendere il lusso di eliminarli, oppure se hanno una categoria di dire ah tu sta categoria non mi sta bene, abbassiamo la tariffa oraria. No, non è così. Deve prendere in toto quello che c'è. E sono queste poi le cose che influiscono alla fine. Il servizio l'abbiamo pensato, c'è un piano finanziario allegato, poi chi l'ha voluto vedere l'ha visto. Io penso che il gruppo dei democratici l'hanno visto questa cosa qua, questo piano finanziario. L'hanno guardato, certamente, se non ricordo male, hanno detto che rispetto alla situazione precedente qualcosina è stata migliorata. Il problema è un altro invece, perché c'è il modo per ridurre, per avere i servizi e ridurre. Noi oggi, nel 2015, mi riferisco, abbiamo confermato quello che c'era nel 2014. In sostanza parliamo di circa il 62% di differenziato. La Regione Calabria ha stabilito delle percentuali, dei range, per quanto riguarda il costo allo smaltimento a tonnellata. Se riusciamo ad arrivare al 65%, quindi poi ci vorrebbe veramente poco, dal 62 passare al 65%, noi otterremmo degli ulteriori sconti, quindi la tariffa che oggi lo andiamo a pagare a 125 euro a tonnellata per lo smaltimento scenderebbe, se non ricordo male, a 107 euro. Già questa è una cosa importante, immaginate voi, insomma. La differenziata, se non riusciamo a differenziare bene, questa la diceva bene il consigliere straniero, il problema è differenziare bene. La plastica deve essere plastica pura, non deve essere sporca, la stessa cosa dicasi per il vetro e per tutte le altre raccolte differenziate. Se riusciamo a fare questo, allora i risultati ci saranno. Il problema è che io non so per quale motivo, ma da qualche settimana a questa parte, nonostante io vedo dei risultati oggettivi, sia per le strade del paese che all'isola ecologica, c'è un problema di fondo. Ci sono un sacco di indifferenziato, c'è un sacco di indifferenziato che la gente produce. Ma io non lo so per quale motivo fa questo. Se è una cosa voluta o che cosa. È vero questa cosa, così come pure io mi sono preso la briga stamattina e questo mi dispiace, lo anticipo adesso, ma usciranno prima fuori e poi noi siamo, quanto utenza abbiamo? 2.500, siamo circa 2.700 utenze. Di queste 2.700, 431 usufruiscono degli sconti, quindi della riduzione sull'organico. Io già stamattina ho chiamato a chi di competenza, dalla prossima settimana, perché adesso facciamo questa campagna per questa settimana, di dire che andiamo a fare i controlli, ma dalla prossima settimana andremo a Campione a controllare chi effettivamente il giorno dell'organico mette l'organico davanti alla porta nonostante abbia le riduzioni o cos'altro. Questo lo andremo a fare e mi prendo e pago pure io. Scusa, ma va a chiedere di vostro se ci sono le agevolazioni. Che cosa? Ma il problema è questo qua. No, di nuovo. Io ho avuto questo sentore, perché può darsi anche non funzionare. E no, te lo dico. Perché lo fa strutturalmente. Non funziona così, purtroppo. In un paese civile, in un paese
paese civile, civile le cose funzionano come dici tu. Purtroppo, io che ho messo. Scusa, siamo in consiglio comunale. Tutti quelli che volevano usufruire del compostaggio, che facevano compostaggio, hanno messo il segno no organico davanti alla porta. Oggi mi è capitato di vedere questo elenco, di passare da alcune abitazioni, questo simboletto, questo bollino che c'è, ma non c'è, non l'ho trovato davanti alla porta. Quindi voglio dire, c'è chi è qua dentro, chi è qua dentro, che sono 431, scusate. Ma fare così, una vergogna. Non è una vergogna, assolutamente no. Però io non usufruisco dello sconto gioco, la compostiera, e non faccio organico. Quindi e mi sono preso la compostiera per usufruire dello sconto. Dalla prossima settimana iniziate con questo tipo di controlli per andare pure alle altre, perché ma chi lo controlla, signor? Chi è che controlla? I vigili urbani. Accompagnati, che seguiti dagli operatori ecologici. Se voglio posso controllare? No, ci deve essere il vigile urbano, soprattutto i marchesini, ci deve essere il vigile urbano. Solo in questo modo. Servizi e la riduzione del costo, purtroppo. Se qualcuno vuole un compostore, quando non è mai possibile avere un compostore. Avete chiesto? Ci sono le compostiere, avete fatto richiesta? Penso che sia la stessa cosa. Anche se capisco però, e ripeto, anche l'aumento di 2 o 3 euro al mese capisco che può essere oneroso, però purtroppo la situazione che in cui eravamo non ci ha consentito di fare diverso. Non so rispondere alle sollecitazioni che sono venute dal sindaco. Presidente, posso? Sì, visto che mi ha fatto delle domande. A parte il fatto che mi piace che per la prima volta c'è un consiglio comunale con la partecipazione della cittadinanza, ed è il massimo. Poi ci sono telecamere. Sì, ma le telecamere lasciano. Cioè, ci sono i cittadini, quelli che devono pagare le tasse. Allora cominciamo a vedere che se dopo 7 mesi che l'amministrazione si è insediata, ricordo bene quell'articolo lì, e quella. Quel fatto, l'isola ecologica di Giri Falco non era l'isola ecologica, ma era la discarica a cielo aperto, dove ricordo anche che ho protocollato una lettera in cui chiedevo al sindaco se mi rispondeva se i dipendenti che ci lavoravano in quella bolgia lì avevano le condizioni minime di sicurezza, perché quella era la discarica a cielo aperto. Ovviamente, come spesso fa, non mi ha risposto. Il sindaco, ho chiesto al sindaco se mi rispondeva su quella la condizione. La normalità non è quella dopo 7 mesi dell'isola ecologica tenuta in quelle condizioni. La normalità di un paese civile è un'isola ecologica pulita. Ci siete riusciti dopo un anno? Benvenga, complimenti, siamo felici. Questo vi chiediamo, no? Presidente, non va bene. Dopo 7 mesi, quella era una discarica, non era di solo ecologica. Ricordo che c'era di tutto di più, dai bidoni di prodotti chimici, pitture e altre cose, e televisore buttato a terra, per non dire il pericolato quando pioveva che andava nelle campagne vicine. Tutte particolarità, tutte cose che poi diciamo abbiamo fatto. Cioè è doveroso, dovevate pulire. Vi siete candidati, vi siete proposti,
state amministrando, la normalità è che si pulisca, e che avvenga dopo un anno è la cosa anomala. Dopo 7 mesi lì c'era una discarica, c'era aperta. Per quanto riguarda la storia sui posti di lavoro aggiunti, ben vengano in questo momento i posti di lavoro, no? Ma non può essere una giustificazione, questa sì, plateale, ben vengano, se c'è anziché 4, se su 24 siamo felicissimi tutti, no? Siamo tutti contenti, se posso 54 ancora di più, no? Allora, quello che noi stiamo chiedendo è che sta avvenendo che l'aumento percepito nelle bollette, che vorrei sentire qualche cittadino, è un aumento insostenibile. Tant'è che il sindaco stesso si meraviglia dell'aumento dell'indifferenziata. Quella è una forma di protesta che riguarda per una tassa che giudicano non giusta. Quando si parlava di razionalizzazione della differenziata, in quel famoso incontro dove il sindaco non c'era, che ho fatto l'intervento e ho detto mettiamoci a tavolino tutti insieme, tant'è che il Presidente del Consiglio ha detto il mio campo, mi piace, e troviamo una soluzione affinché la differenziata sia remunerativa. Dopodiché, come è stato risposto, non c'è tempo. Se non mi sbaglio, dall'epoca sono passati qualche mesetto, 3-4 mesi. Se avevamo preso la proposta per voi di un piccolo consigliere d'opposizione, anziché avere la grandezza della francese, su faccio tutto io, dopo di me c'è il diluvio universale, a quest'ora è capace che qualche cittadino pagava, magari per il prossimo anno poteva pensare di pagare qualcosina in meno, e quindi diciamo non vi faceva la proposta dell'indifferenziata così, forme di protesta. Allora, la richiesta che vi facciamo oggi qui, tentiamo di razionalizzare il piano finanziario trovando le uscite che possono essere eliminate per il prossimo anno, ci sediamo a tavolino e tentiamo di razionalizzare la raccolta differenziata affinché produca degli utili e quindi affinché la tassa si possa abbassare, perché io prevedo che il prossimo anno, se si continua così, innanzitutto noi raggiungiamo il 65%, e avremo una TARI calcolata sui 12 mesi, quindi la troveremo più alta. Quello che mi viene detto, il sindaco lo vedo nel boss quando ogni tanto parlo, io non ho nessuna vera. No, assolutamente, già chi se una bella battuta, tutti i problemi, sì, mo mi cuore tu. Allora. Consigliere Picciolo, che qualcosa? Vado dallo psicologo. Allora, il problema è. Maggioranza che ci sta guidando, vi vogliamo, visto e considerato che i cittadini la tassa la percepiscono e hanno i bollettini a casa, per il futuro vi volete sedere ad un tavolo affinché venga abbattuta questa tassa? Venga diminuito, perché se continuiamo sulla falsa riga di quando vi dicevamo, vedete che il primo bando non è praticabile perché era basso, troppo basso come spesa, come impegno, sto dicendo il primo, quello che è andato deserto, era basso intorno a 1.300.000 nei 3 anni, no? E vi diciamo che le cose che ci avevate messo dentro, l'aumento di personale, le isole di periferia e tutte le altre cose, non era praticabile. Ovviamente non ci avete ascoltato minimamente, come spesso capita, e non soffro di maniera di peggio. Ogni, se non mi sbaglio, ci ho parlato col vice sindaco qualche volta dicendo vedi che questo sarà una di quelle cose che alla fine ci lascia con gli occhi pieni e le mani vuote, no? Così è andata. E mo ne stiamo pagando qualche conseguenza. Per il futuro, un pochino di umiltà,
E la proposta che viene oggi dai cittadini, che se ne ascoltiamo qualcuno che ci dice come la sta vivendo, mi fa piacere, è da creare letteralmente una commissione consiliare affinché con la rappresentanza, magari. Ma non si, scusa, che il consiglio comunale, io penso che abbiamo. Noi abbiamo capito. Ma se è una cosa non mi si può impedire di parlare, quindi se non piace, allora se si vuole tenere questa commissione consigliare, cioè non l'ho capito, non capisce, io non capisco. Allora siamo in un consiglio comunale dove non c'è il contenitore per mettere l'alluminio separato. Posso chiedere perché non c'è il contenitore per mettere il vetro bianco? Il vetro ecco, bravo, è arrivato. Perché tu lo sai che su alcune cose ti trovo pienamente ragione, però dire che non si vede nessun miglioramento e mancare di rispetto a una ditta che sta facendo, gli operatori stanno facendo un lavoro straordinario, per non parlare che 4 part time stanno facendo un lavoro veramente eccellente, sono tutti ragazzi che meritano, si impegnano, e i risultati noi piano piano li stiamo vedendo. Un'altra cosa che veramente è anche è sbagliato che passi questo messaggio. Noi abbiamo il nuovo servizio, no? È partito da un mese, cioè il servizio che noi abbiamo messo su carta noi, il resto che lei mi dice 7 mesi abbiamo ereditato un servizio che fa un po' la copertina corta, molto corta, perché se nessuno può stare all'isola ecologica per poterla controllare, bisogna avere normale che trova una discarica, così come se si parla di spazzamento e nessuno ha... servizi e costi, perché il servizio era un modo, i costi erano troppo bassi per coprire. Ma poi è un bando del 2012, ovvio che dobbiamo. E non è male, no? Però che non sono ecologica, lei ha l'obbligo della tutela del territorio. Ma dopo 7 mesi sei in condizioni da discarica abusiva. Un'altra cosa. Ed è sbagliato anche il messaggio che un po' manda, che fate più indifferenziata perché i costi sono più elevati una bolletta. No, ma che stai dicendo? Ma come si permette? Presidente, come si permette a dire questo? No, questo non glielo consente. Questo non glielo consente. No, quando passano se fosse qua, no, questo non glielo consento, io ho detto, Presidente, se aumenta la percentuale di differenziata, è probabile che possa essere, no che io lascio passare, ma come si permette, Presidente, ma che sono delle persone serie, ma come si permette a lanciare questa accusa? Ma no, ma lei ha lanciato un'accusa gravissima, lei mi sta dicendo che ho detto nella sala del Consiglio Comunale, lei mi sta dicendo, io pretendo pubbliche scuse. Mi ascolti, no? Il messaggio che deve passare. Lo dicevo prima il sindaco, 125 euro a tonnellata. Il segreto per abbassare i costi del prossimo anno è dimezzare le tonnellate di indifferenziata. Dobbiamo tutti differenziare meglio. Io stamattina ho ricevuto una telefonata dall'Eurban, che è un'azienda tedesca, e l'hanno mandato oggi, arriverà la prossima, forse giovedì, forse venerdì,
come? La prossima operazione sarà quella della plastica, ci dovete dare anche un po' di tempo. Tutto, io sono sicura che se le verifiche sull'indeterminata verrà fatta bene, io sono d'accordo anche, per esempio, che la multa di un cittadino che differenzia male vada a beneficio del cittadino virtuoso, perché i cittadini virtuosi vanno premiati. Però questo non vuol dire che il servizio è un servizio che non merita. Secondo me merita, ci vuole solo un pochettino di tempo. Quando si fanno delle proposte serie, c'è tutta l'attenzione della cittadinanza. Quando si lanciano accuse, come prima, non va bene. Allora, quello che le sto dicendo, l'amministrazione è disposta a dialogare, visto i risultati dopo un anno e l'aumento delle tasse, con i cittadini affinché si razionalizzi questo tipo di raccolta, sì o no? Si può creare una commissione consiliare sull'argomento? Sì o no? Siamo d'accordo. A creare una commissione operativa. Io sono venuto, ma a seconda. Un passaggio riferito al dottor Conti, al dottore Conti. Quando i primi consigli bisognava preparare il primo bando, noi abbiamo detto, cerchiamo di coinvolgerci tutti, ognuno con l'esperienza che ha, per fare un bando all'altezza della situazione, tutto quanto abbiamo il contributo. Il direttore Cosco, l'assessore Cosco, in modo di slancio, per sua abitudine, perché il direttore è un slancio, dice: non ci sono problemi, sarete convocati quando prepareremo il bando. Avete fatto il primo bando, nessuno di noi ha saputo niente. Per il secondo, per il finanziario, siamo venuti, ci mancherebbe quando ci invitate. Però del primo bando non siamo venuti a conoscenza dopo che l'avete pubblicato. Se siete disposti a dialogare con i cittadini, creiamo una commissione consigliare. Ci siamo, la vogliamo fare. Le commissioni hanno prendono avvio dopo che ha fatto la domanda. No, fatti la domanda. Posso? Intanto io sono molto più tecnica, perché qui certo non abbiamo brillantemente sviscerato il consigliere Stranieri per quanto riguarda l'aumento, eccetera. Secondo me il problema dell'aumento, che giustamente bisogna sostenere con le entrate, quelli che sono i costi prettamente del servizio, si aggraveranno nel momento in cui si procede con questo tipo di politica. Innanzitutto, secondo me, un aggravio delle spese per quanto riguarda l'indifferenziato sarà quando attuerete la politica della raccolta senza sconto per le zone fuori dal centro abitato. Cioè le zone che oggi godono del 60% e hanno tutto l'interesse a portare all'isola ecologica l'indifferenziato, eccetera, eccetera, domani quando si vedranno, parliamo di gente che sta fuori, che ha ampi spazi, che ha attività commerciali, mi riferisco a quelli di Montecorrello, eccetera. Quando si rivedranno il 60% in più rispetto a quello che oggi pagheranno, secondo me ci ritroveremo con mini isole ecologiche indifferenziate. Non paga nessuno, non basta. Tipo Carlos. No, ma secondo me sarà così. Perché mi ricordo, io riportai pure nella riunione, che in zona Carruse avevamo, prima di mettere quella Madonnina, avevamo una mega discarica dove tutti buttavano di tutto e di più. E si ritornerà a questo. Quindi, molto appunto, per essere concreti, chiaro che a queste persone, il servizio sarà garantito, andranno a casa a prendere. Ma questi non hanno interesse ad avere il servizio. Questo è quello che devono pagare, questo che devono pagare. Sto dicendo che garantiscono in più fuori, mi costeranno, secondo me, stanno no, le cose non rimangono come stanno. Il servizio sarà garantito a casa. E poi vedi come aumenta l'indifferenziato. Questo sarà. No, figurati. Vabbè, però
schiacciamo in tutti i cuori ai cani di ciumi di ciumi, non avete mica di voi però. Oggi ti conviene fare così. Come dicevi, siamo 75 famiglie, ma là sotto le abitano. Oggi ti conviene così e gli sta bene a loro così. Domani decidono loro che ci fanno il servizio. Noi dobbiamo stare al suo piacimento. Cioè, perché l'ingegnere diceva no, domani gli facciamo il servizio a casa. Fino adesso non vi siete posti il problema che io ho distrutto due macchine per viaggiare con la spazzatura all'isola ecologica. Sì, e come mai io adesso non ho usufruito di nessuna agevolazione? Che cosa? Non credo, no, secondo me quando partirà comunque partirà. Oggi siamo degli animali là. Domani vi facciamo dell'ingegnere parte con la ai bandi di gara della differenziata, perché ho una curiosità.
Leggevo l'altro giorno la lettera fatta dall'Eco Servizi SRL, che è la società che attualmente sta gestendo il servizio di raccolta a Girinamico. Questa società scrive al comune di Girifalco, indirizzata al comune di Girifalco e precisamente all'area tecnica del comune di Girifalco. La presente per rilevare un'incongruenza nel bando di gara disciplinare di cui è l'oggetto. Al punto 8 si legge: nei requisiti di partecipazione il possesso delle iscrizioni all'albo gestori ambientali per categorie 4 e 5 in classe D, per poi riscontrare nelle pagine successive al punto 24 la richiesta come requisito alla categoria 4 e 5 in classe F. Ci permettiamo di segnalare la ditta al comune che l'indicazione della classe D probabilmente si tratta di un refuso, risulta spropositata in considerazione che non esistono sul territorio di Girifalco industrie chimiche o di lavorazione di prodotti derivanti da processi chimici, termici e fisici che giustificano la classe D. In effetti per il territorio del comune di Girifalco risulta appropriata la classe F, quindi è la stessa azienda che decide qual è la classe idonea per quanto sopra esposto si ritiene opportuno uniformare i contenuti del bando disciplinare di gara per l'incongruenza della riscontrata. Stiamo parlando del bando di gara appena scaduto, quindi quello che noi stiamo aspettando per l'assegnazione del servizio alla ditta definitiva. Io poi vi chiedevo una cosa: uno, perché se la ditta non ha il requisito, come mai attualmente gestisce un servizio? Dove sale questa scusa? Il 22/2016 è ancora vigente, forse era un chiarimento che chiedeva al GAS come FAC. È una FAC, sì, lo so. No, questo è la voglio dire, quando c'è una gara cioè, e qualche impresa rileva qualche incongruenza, l'ufficio, il responsabile del procedimento si deve determinare. Probabilmente l'ufficio in merito a questa FAC si è già determinato. Questo c'è, cioè, sì, no, di... senza dubbio, ma io volevo sapere come mai questa azienda che non ha il requisito per la gestione del servizio, un requisito, no? Non ha i requisiti, attualmente è stata segnataria del servizio. E se ci riproponiamo lo stesso problema, che alla fine anche questo bando, no, sta per incongruenze riscontrate dalla stessa azienda, deve essere rifatta tutta la procedura con l'aggravio e colli di oneri, spese, eccetera, eccetera. Perché? Vabbè, di tempo sicuramente, ma non è pensabile che alla fine dovrebbe essere prorogato un servizio ad un'azienda che la mente non ha essere visto. Giusto questo per essere. Poi fuori tema, se posso dire una cosa, fuori tema spazzatura. Rispondo. Ah, sì, perché visto che siamo ancora. Prima vediamo questa cosa, poi si parla di altro. Pensavo che avevamo questo. Io cerco di essere breve perché rischio di parlare. I motivi per cui comunque si è arrivato a questo momento l'hanno già spiegato in maniera ampia sia il sindaco che il presidente, quindi non ci ripetiamo. Quindi la necessità di migliorare il servizio che non andava, lo spazzamento che non andava, e anche dare una risposta a un bando che comunque non era andato a buon fine perché non era sostenibile per le aziende. Detto questo, io voglio fare due precisazioni in merito a delle informazioni che ha dato il consigliere Stranieri. Continua a rimarcare, a ribadire che l'aumento è del 30%, l'aumento percepito è del 30% perché chi pagava 100 paga 130. Queste le parole precise. Ora, facciamo qualche esempio pratico, visto che comunque c'è un'interazione questa sera con i cittadini. Voglio dire, se io prendo la calcolatrice, non serve molto, perché poi il numero, su altro possiamo discutere, è a discrezione nostra, la possiamo girare come vogliamo, però i numeri devono tornare per forza, arrivati ad un certo punto. Se il piano finanziario dell'anno precedente era di 676.000 euro, il piano finanziario, cioè il costo totale,
del servizio di quest'anno è 772.000 euro circa. Se io faccio 772.000 euro meno 676.000 euro tratto 772 mi esce il 12, perché il 12, si avvicina al 13. Perfetto. Vogliamo fare degli esempi più concreti, perché se no, visto che è una fase di chiarimento, li facciamo. Non abbiamo capito, rendete conto, signori miei, che non si può gestire un consiglio comunale per fare solo di fare due. Posso chiedere la parola? Allora finito.
la più possibile da applicare. Poi, giusto un'informativa che si lega, per chi non potesse pagare la Tari, va bene? Perché si trova in condizioni di disagio economico. Abbiamo introdotto, il regolamento è già fatto, però lo dobbiamo portare in consiglio comunale, abbiamo introdotto il baratto amministrativo per la Tari. Quanti soldi abbiamo preso? 5.000 euro. Okay, non, però, non diamo false speranze. Ma abbiamo false speranze perché? Perché se tu dici, c'è la Tari. Ma la Tari familiare quanto sì, ha? Ma 200 euro al mese? La Tari è pro, per una serie di motivi che splendidamente avete enunciato. Ma io dico, se mettiamo, iniziamo a fare. Ma voglio informare che esistono. Io domando lì. Ma scusi, non è una giustificazione. Ma non è una giustificazione. Non è un metodo che si risolve l'aumento con un baratto amministrativo. Non si risolve. Non si risolve, però. Non è perché io lo so. Lo sponsorizzate per l'Italia. Ma scusi, però dirlo non fa male. Ma se esiste, se la proposta. C'è come la proposta, tutti quelli che hanno difficoltà a pagare. Così la sta. Allora, purtroppo abbiamo la presunzione di capire quello che uno vuole dire prima ancora che termini il discorso. Perché? Perché dobbiamo essere interrotti, perché l'educazione arriva fino a un certo punto. Ora, stavo dicendo, è vero che sono solo 5.000 euro di abbattimento, è vero che non sono tanti, però per chi ha un ISE basso, no? Non per tutti, perché chi la può pagare la paga, cerca di pagarlo come può. Però per chi ha un ISE basso, no? Può avere una riduzione ulteriore in cambio di un lavoro che presta a favore della comunità, quindi pulendo una villetta piuttosto che un'altra cosa. Quindi comunque un tentativo, insieme ad altre tante piccole cose, c'è, sì, e allora perché non bisogna dirlo? Perché le persone poi magari sono venuti per ascoltare e allora l'informativa l'abbiamo completa, abbiamo detto le cose negative, diciamo anche le cose positive, quindi non vedo dove sia il problema. Io comunque ho concluso. Posso prendere la parola? Grazie.